Ciao a tutti, io sono Lil Grey Simmer e oggi siamo qui con un video speciale sulle mie partite personali. Ed eccoci qui con una delle mie partite personali. In questo caricamento sto utilizzando soltanto una simmina, che in questo caso è lei. Praticamente ho appena iniziato una Legacy Challenge. Parto da lei poiché appunto è l'unico caricamento in cui vi è un'unica unità familiare. Poi successivamente vi farò vedere anche le altre famiglie che ho nell'altro caricamento, ovvero sempre le mie partite personali, poiché quelle sono tantissime famiglie che hanno una storia dietro. Intanto vi presento questa mia bellissima simmina che sto utilizzando per questa Legacy. Cioè, ragazzi, guardatela, è troppo carina! Troppo carina! Vi faccio vedere anche i suoi tratti. Allora, intanto il suo nome è Elena Chester. E i suoi tratti sono creativa, romantica, ama l'aria aperta e sim di casa. E dovrei impostare la vita su Corta, me lo dimentico sempre, ma ecco qui. Sono riuscita a accumulare 3115 simoleon, sapete già la sfida della Legacy Challenge, ovvero quello di accumulare più soldi possibile. Sto andando già a cercare il caro Sim, il futuro marito di Elena, che tra l'altro ha già incontrato. Praticamente ecco qui un po' la situazione a relazioni. Ha incontrato per prima Samuel Legrand, che è un sim scaricato dalla galleria e che io adoro. E poi ha incontrato il caro Carl Samson, che sì, ragazzi, l'ho utilizzato nella serie principale di The Sims 4, ovvero quello di Sheila Forbes, però siccome mi piaceva un sacco lo sto utilizzando anche per questa Legacy. E diciamo che è indecisa su questi due sim, ovvero Carl e Samuel. Poi ho aggiunto altre mie due creazioni nello scenario in modo da poter ampliarlo e poter creare anche successivamente un club. Non so se l'ho creato un club, no, non ho creato un club. Comunque, le mie creazioni sono Sofia Sanna e Veronica Sanna, sono ovviamente le amiche di Elena Chester. Quindi cercherò in poche parole di accumulare più soldi possibili in modo da poter ampliare la casa e fare di tutto, insomma. Tanto vi faccio vedere la casetta, la umile casetta, che tra l'altro questa Legacy ci ho giocato nei periodi in cui proprio avevo un momento di pausa, quindi ragazzi non ci ho giocato tantissimo. Comunque, la faccio vedere meglio. Questa è l'entrata, ovviamente c'è anche il tetto, comunque vedete qui ho piantato delle rose. Poi si entra. Qui c'è, diciamo, un salotto barra sala da pranzo, perché appunto come vi ho già detto non c'è spazio. Qui c'è una piccola televisione su questo mobiletto qui all'entrata. Poi entrando qui dentro, qui c'è la cucina che è minuscola. Tra l'altro questo è un premio che ha ricevuto con la promozione al lavoro. E qui c'è, mi pare, se non erro, una stanza vuota. Sì, esatto, una stanza vuota che sarebbe la futura stanza appunto dove vi è la lavatrice, una sorta di piccola veranda barra garage. Poi andando da questo lato c'è la sua camera da letto, che è questa, molto molto semplice, con questo tappeto qui, quindi semplicissima, e con questo computer qui che le permette di programmare. Diciamo che sono già andata molto avanti con la Legacy, quindi già trovate le porte, già trovato un po' di decorazione appunto per questo motivo. E questo è il bagnetto, che è molto semplice, però cercherò di modificare. Vi faccio vedere adesso l'esterno, in cui ci sono tutte le sue piante. Tra l'altro dobbiamo pure estirpare le erbacce e curarle un po' di più. In poche parole, il mio obiettivo era accumulare più soldi in modo da poter sistemare questa casa e renderla un po' più guardabile, perché guardate un po', cioè mi sto arrangiando con i fondi che ho, utilizzando delle porte scadenti, magari le finestre non molto carine, proprio per questo motivo. Vi ho fatto vedere i tratti, ma non vi ho fatto vedere la carriera.
carriera. Lei è vuole diventare una guru tecnologica perché appunto adora il computer, è una smanettona e quindi ha ricevuto una promozione, si trova a livello 4 ed è un ingegnere geniale. Quindi ragazzi, già vi dico che ha appena preso, mi pare, se non erro, questa promozione, sì esatto, 8 minuti fa tra l'altro. E ha anche ricevuto il seguente bonus, la sentinella, che chissà, forse potremo vendere tranquillamente. Quindi vedremo dopo successivamente. Comunque, ecco questa mia simmina, io la adoro personalmente. Il suo obiettivo di vita è quello di avere una grande famiglia felice. I tratti ve li ho fatti vedere, sì sì ragazzi, io proprio la adoro tantissimo, anche perché lei poi è talmente amichevole che stringe amicizia facilmente con tutti, e io l'adoro questa cosa. E poi soprattutto c'è anche questo dilemma tra Samuel e Carl, ma ci sarà anche un terzo dilemma, nel senso che si aggiungerà un altro sim che spero incontreremo. Niente ragazzi, e questa è una sim delle mie partite personali. Come vi ho già detto, ho due caricamenti. Questo caricamento è solo per la Legacy, mentre l'altro caricamento è una sorta di partita in cui una sorta di partita che utilizziamo io e mia sorella. Quindi lei utilizza le sue famiglie per giocare e io utilizzo le mie. E che successivamente vi farò vedere. Ovviamente mi farò vedere solo le mie. Le famiglie che hanno più storia sono ovviamente quelle di mia sorella, che tra l'altro abbiamo inventato insieme, quindi abbiamo reso il gioco molto più movimentato. E poi ve le farò vedere nel prossimo episodio. Ho pensato di fare degli episodi in alternanza in cui vedremo Elena e le sue avventure con la Legacy, non sempre, magari una volta sì a settimana, una volta no. Poi successivamente vedremo anche le altre famiglie, una famiglia alla volta. Intanto eccoci qui, dato che è appena tornata da lavoro, potresti occuparti del giardino. Magari potresti innaffiare e poi stirpare le erbacce. Purtroppo dobbiamo lavorare, non abbiamo nulla, io ho intenzione di espandere la casa e poi avevo intenzione di farla uscire. Magari farle fa... Oh, Akira, ma io, cioè, non ti conosco nemmeno. Congratulazioni per l'importante promozione, Elena, vuoi festeggiare stasera? Ma anche no, perché avevo intenzione di uscire con le amiche, ovvero Sofia, Sioban e Veronica, e andare in giro qui a Newcrest magari a prenderci qualcosa da bere, oppure andare in giro, chi lo sa. Avevo letto che c'era anche lo Smanet Show, se non erro. Eh sì, mi sa che è finito. Ragazzi, io adoro troppo comunque Elena. È una sim che mi è venuta tra l'altro benissimo, guardate che meraviglia queste rose. L'adoro troppo, veramente. Intanto vediamo se ci sono cose da raccogliere qui in giro, che io faccio un giro in modo da poter... Vediamo un po', questa è pronta, sì, questa sarebbe pronta, magari scaviamo questo, scaviamo. Andiamo a vedere se qui c'è altro. Qui c'è qualcuno? No. Ma guardate un po' che casino che fanno i bambini qui al parco di Newcrest. Ah, comunque ci troviamo a Newcrest. Però, come dice la Legacy, dovevamo essere in un lotto 50x50. Ma io ho deciso di andare in un lotto 30x20 perché il lotto 50x50 era troppo dispersivo. Non credo che ci siano problemi, anche perché, ripeto, questa è una mia partita personale, quindi non mi sono imposta limiti sulla tipologia di lotto. Quindi, dopo che hai finito, magari dopo che finirai di raccogliere le piante, potresti usare il bagno, farti una doccia. E cosa devi fare? Dovresti programmare. Quindi magari se giocare a Steam per sempre. Ok, troppe interazioni. Qua questa casa penso che verrà molto molto carina, il problema è allargarla e soprattutto trovare il marito, perché lei ha bisogno di un marito ragazzi, dobbiamo far andare avanti la Legacy. Con lei sta morendo di fame, ma tranquilla che adesso andremo a divertirci al ristorante. Beh dai, si è fatto tardi, queste te le faccio scavare magari la prossima volta. Usa direttamente... No, non andare a scavare, usa direttamente il bagno e usciamo con le amiche a questo punto, se no non ci sbrighiamo più, veramente. Mm.
Oh, che bello, tra l'altro è rotto pure questo. Vabbè, lo sistemeremo dopo. Facciamo divertire un po'. E adesso viaggiamo e andiamo a mangiare qualcosa. Ok, ci sono tanti ristoranti, magari in qualcosa di meno costoso. Possiamo andare qui al vegan restaurant. Andiamo qui e ci portiamo. Sofia mi sa che è al lavoro. Ci portiamo le nostre amiche, Siobhan e Sofia. Andiamo insieme a festeggiare la promozione. Ok, perfetto. Eccoci arrivate. Sono tutte qui. Possiamo rallegrarle. Complimento sincero e possiamo anche spettegolare. Dove andate, ragazze? Non ve ne andate, per favore? Lei, Sofia, già è entrata. Ok, comunque, ragazzi, sto adorando questo ristorante, cioè guardate, è bellissimo, è meraviglioso, ragazzi. Sinceramente lo adoro di più in questo modo. Chiediamo un tavolo. Chissà dove. Ma scusami, Sofia, ma entri in cucina? Wow, guardate che meraviglia. Questa Simmina è adorabile. Andiamo, Elena, che è tardi. Poi racconti dopo le barzellette alle tue colleghe. Tra l'altro, queste sono una creazione che avevo fatto appunto per Valuccia Sims, per il gameplay di Simmizzando, e ho deciso di inserirle qui dentro. Entriamo, ragazzi, andiamo a chiedere un tavolo. Andiamo un po' dove ci porta. Ah, perfetto, il tavolo all'interno. Pensavo ci mettesse in questi tavolini qui fuori. Ecco il tavolo, buon appetito. Io comunque comincerei già a ordinare anche perché veramente. Comunque, Elena, cambiati abito, magari mettiti quelli da festa, non questi così, perché sembra un luogo abbastanza formale. Comunque, vedi, le tue amiche sono un po' più elegantine rispetto a te. Ok, perfetto, siediti. Ok, ragazzi, guardate quanto è bella. Ok, ordiniamo per il tavolo. È bellissima. Io lo adoro. Ok, allora, lo chef ci segnala il regno delle ombre, ma io direi di andare su qualcosa di meno costoso, anche perché le cose le dobbiamo pagare noi, quindi. E scegliamo ovviamente per festeggiare la promozione. Niente, mi sa che costano tutti tanto. Prendiamo un Cranerle Nuala di Fiume Fertile, riferimenti a The Sims 2 palesi proprio. E lo prendiamo per tutte, per festeggiare ovviamente la promozione. Poi, vediamo un po' cosa c'è. Ovviamente, ragazzi, è un ristorante vegano, quindi non ci sarà carne. Ho deciso di andare qui anche per cambiare un po', non perché Elena sia vegana, eccetera. Allora, tacos al tofu, tramezzino. Cosa possiamo prendere? Allora, ci sono tagliolini all'aglio oppure dei gnocchi alla noce cicerea. Cinerea, scusate. Possiamo prendere dei tagliolini all'aglio per Elena e Sofia e un hamburger vegetariano per lei, dato che è adolescente, mentre per Siobhan, non so come pronunciarlo, le compriamo un bel purì. Non lo so, mi ispira questo lei. Perfetto, ordiniamo 105 simoleon, ammazza. Tra l'altro lei sta morendo di fame. Vedete un po' come. Che faccino che ha. Ci sta questa uscita con le amiche. Aspettiamo che portino l'ordine, ovviamente. Nel frattempo magari potresti chiacchierare. Amichevole, complimentati per l'abito, magari con lei potresti aiuta a recuperare una cattiva relazione. Non ci credo, non. Oh, stanno cercando di risolvere.
Complimentati per l'abito. Altresì, magari chiediamo di... Scusi, amichevole. Altresì, chiediamo di questo Carl Samson. Comunque, ragazzi, una chicca che non vi ho detto. L'ultima volta sono andata al Festival dell'Idilio con Veronica, Sofia e Sioban e ho incontrato Samuel Legrand. Ovviamente abbiamo parlato tutto il tempo con lui, siamo stati anche con loro. Poi ovviamente Elena si è diretta verso il guru dell'amore, ovviamente dell'idilio, del festival dell'idilio, e ho chiesto appunto al guru qualcosa riguardante il futuro della vita sentimentale di Elena, e c'era scritto appunto che un uomo alto, bello e moro si presenterà presto nella tua vita. E ragazzi, io ho mandato Elena in giro a prendere poster, eccetera, dopo che il festival era finito, e subito dopo si è presentato Carl Samson, ed è moro, ragazzi, ed è pure bello, è anche alto, quindi, cioè, wow, il guru dell'idilio ci ha azzeccato in pieno. Infatti Elena, essendo molto superstiziosa, ha intenzione di conoscere meglio Carl, anche perché sembra un tipo un po' misterioso, cioè spuntare lì in giro, non farsi vedere sempre, quindi adesso chiederà a Siobhan un po' di lui. E chiederà anche a Sofia se lo conosce, ovviamente. Chiedi di un altro sim. Anche perché con Samuel Legrand sì, c'è amicizia, ma per lei non potrebbe esserci altro. Quindi cercherà magari di farlo accoppiare con qualche altro sim. Che succede? Non ho avuto il piacere di conoscere Carl, quindi nemmeno lei lo conosce. Sta chiedendo pure a Sofia. Quanto chiediamo della carriera? Ah, perfetto, è arrivato il cibo. Non ho avuto il piacere di conoscere Carlo. Ok, eccellente, normale. Comunque mangia, bevi. Elena ha preso che Veronica, artista del caffè e latte, presso lo spumeggiante. Studentessa, Sofia è disoccupata. Che meraviglia, ragazzi, già è l'una, non ve lo volevo dire, io tra poco devo andare al lavoro. Tra poco si intende le 9, ovviamente, non abbiamo nemmeno iniziato la programmazione, tra l'altro. Ops, forse era un po' troppo piccante per Sioban. Mi piacciono queste uscite tra colleghi. Davvero, molto molto carine queste uscite. Devo fare una foto. Povera Sioban, chiediamole come sta. Chiedi la sua giornata. Lei è felicissima. Vediamo un po', è comparsa questa notifica. Profumo prodigioso. Questi profumi ricreano nella mente, attraverso l'olfatto, la splendida visione delle colline morbide e soleggiate da cui il nettare proviene. Interessante. Dai Veronica, mangiatelo questo hamburger. Sioban se ne sta già andando. Grazie per averci salutato comunque. Con amichevole la abbracciamo. Amichevole abbraccia. Così magari lei paga e se ne va. Però Veronica, finisci di mangiare questo panino. Abbraccia. Lei è felicissima comunque, ragazzi, quindi abbraccia Sioban, magari amichevole, abbraccia amichevole e abbraccia. Perfetto, ha finito anche il panino e poi termina il pasto e paga il conto. Comunque qui i prezzi sono un po' cari, sono carucci, non me l'aspettavo. Sta abbracciando tutti, grazie per aver festeggiato con me la promozione, ha anche parlato, diciamo, di quel sim, eccetera. Perfetto, azioni, sciogliamo il gruppo e torniamo a casa. Tipo, ragazzi, è stato bello, io me ne vado, ciao a tutte.
ragazze, guardate quanto è bella la bellezza di quest'outfit. Mentre tutti cicci, ragazzi, anche i capelli, perché lei ce li ha molto lunghi e li tiene sempre con la treccia, quindi andiamo a casa che si è fatto molto molto tardi. Eccoci arrivati, va a letto e ci rivedremo direttamente quando tornerà da lavoro, ragazzi. A dopo. Eccola tornata a casa. È parecchio tesa. Direi di ripararlo. Dai, prova a ripararlo. Perché ne abbiamo bisogno. E poi ti mangi qualcosa. Vediamo cosa c'è nel frigo. Apri. C'è del ramen. Magari ti prendi una porzione. E poi andiamo a cercare qualcosa in giro. Anzi, prima potresti videogiocare un po'. Così ti passa questa cosa. Vediamo un po' come sta il nostro giardino. Qui, oh cavolo. Però prima ha bisogno di divertimento. Magari guarda la TV. Guarda un canale. Accesso pubblico civico. Ho pensato che forse gli opposti si attraggono, forse è una pazzia, ma perché non ce l'abbiamo qui? No, grazie. Facciamole guardare un po' di TV, che poverina. Poi asciughiamo. Purtroppo questa televisione non aiuta per nulla a far divertire il sim. Magari potresti giocare direttamente una partita qui. Partecipa a un torneo per novizi. Questo di Blocco Blick. E poi ragazzi, magari inviamo un SMS a Carl. Un SMS felice. Vediamo un po'. Vediamo se ci risponde o ci contatta, chissà. Sono d'accordo, Elena. È una giornata splendida, usciamo a godercela. Oh mio Dio, ragazzi, ci ha chiesto di uscire. Non ci posso credere. Non pensavo che avesse chiesto. Ci potesse chiedere qualcosa del genere. Non abbiamo il tempo nemmeno di farci una doccia. Sapete che facciamo? Lo invitiamo noi a casa nostra. E prepariamo qualcosa da mangiare. Smettila di giocare, fatti una doccia. E poi lo inviti a casa. Anche perché lei sta morendo dal sonno proprio. Approfittiamone e poi chiudiamo qui l'episodio. Poi anche lei ha il desiderio di flirtare con qualcuno e di fare anche volontariato, che poi ovviamente faremo. Invitiamola a casa. Usa. Carl Samson arriverà presto. Oh, ma è infuriato, è furente. Qual è il problema? Ops. Oh. Rallegriamolo. Discuti dell'umore furente, magari possiamo aiutarlo un po'. Impara a conoscere. E che è, te ne vai? Perché te ne stai andando fuori? Scusa, con tutto lo spazio che c'è. Entusiasmati per l'aria aperta. È romantico, ragazzi. Rallegriamolo. Complimento sincero. E parliamo di cucina. Magari parlate qui dentro, vi sedete, vi guardate un po' di TV insieme, sedete qua e chiacchiera qui. Magari lei le dirà scusami per l'ambiente poco gradevole, però possiamo guardarci un film insieme. Guardiamo Calca del College con Carl Samson. Vediamo un po'. Qual è il problema? Perché non riesci a sederti, Carl? Siediti. Bravo.
Lamentati dei problemi, magari. Chiedi della carriera, vediamo un po' cosa fa. E... conversazione profonda. Questa vita è piena di problemi. Mi sono appena trasferita qui e guardo un po' cose che... cosa devo fare per mantenermi. Questa è la mia casetta, comunque. E ho scoperto che Carla è assistente dello spogliatoio presso l'altra squadra sportiva. Perfetto. Ambizioso. Dove sta andando? Scusami Carla, dove vai? Come ti permetti di andartene? Tre scelte amichevole e romantico. Chiediamogli se è single. Vediamo un po' se è come il gameplay principale. Sì, Carla, però non è che tipo fai gli affaracci tuoi qui a casa nostra. O sta a guardare quel film. Chiediamogli se è single. Scusate ragazzi, ma io voglio fare una foto per immortalare questo momento. Ci sta? Già lui è diretto in camera da letto, tra l'altro. Peccato che non abbiamo un letto matrimoniale, ragazzi, peccato. Se no, chissà come sarebbe finita la serata. Discuti degli interessi. Perfetto, è single. Magari lei sarà amichevole, tipo... Si vede che lui comunque... è abbastanza interessato a lei, diciamo. C'è parecchio feeling, comunque. E adesso lei le parlerà dei giochi più recenti. E magari le chiederà, perché non andiamo a guardare le stelle insieme? Sai, è bello qui il panorama. Che è successo? Ah, a lui non piacciono i giochi. Discussione noiosa, quindi non piacciono i videogiochi. Un punto non a favore per Carl, perché lei adora i videogiochi, quindi... diciamo che questa cosa non le piace tanto. Non pensavo che a lui annoiassero queste cose. Dio ragazzi, che belli! Guardate come lo guarda! Vabbè ragazzi, cioè lei guarda lui mentre lui guarda il cielo. Vediamo. Quanto sono belli. Che bel panorama. Chissà, magari può nascere qualcosa. Ispirata, illuminazione delle stelle. Sarò felicissima per loro. Jellyship ragazzi, comunque. Abbracciamolo magari. Posso ammirare le stelle. È stata una bella serata, grazie per essere venuto. Guardate com'è contenta. È stata una bella serata comunque, grazie per essere venuto Carl. Comunque ragazzi, direi di terminare qui questo episodio speciale. Bene, questo è stato un piccolo aggiornamento, diciamo, sulla mia partita personale, che in questo caso riguarda Elena Chester, che sarebbe appunto una programmatrice il cui sogno appunto è di avere una grande famiglia felice e quindi trovare l'erede, il prossimo erede della prossima generazione di questa legacy. Quindi ciò che sto facendo adesso è una legacy. Sono proprio agli inizi, infatti sono riuscita a malapena a costruire una casa, a farle trovare un lavoro, a trovarle delle amiche e stiamo raccimolando qualcosina in più per allargare la casa e quindi permetterci qualcosa di più, diciamo, più gradevole e non queste quattro mura qui gettate alla cavolo. Oggi abbiamo visto inoltre le amiche di Elena, che sono appunto Veronica, Sofia e Siobhan, che tra l'altro abbiamo scoperto che Sofia e Siobhan si odiano, quindi non so per quale motivo, ma io non ne sapevo proprio, non sapevo proprio di questa cosa, quindi abbiamo cercato di far chiarire un po' loro due, di farle parlare.
Parlando di questo, inoltre vi ho parlato un po' di Samuel Legrand, che sarebbe appunto un sim che ha conosciuto durante un giro di perlustrazione a Sanmaishuno, che era diciamo un primo candidato per quanto riguarda fidanzato, ovviamente futuro fidanzato di Elena, però il guru dell'idillio, diciamo che ha scombussolato un po' i miei piani, perché ha detto che un ragazzo alto e moro si presenterà presto nella tua vita, e così è stato, ragazzi. Quindi l'indomani si è presentato proprio dove Elena stava raccogliendo un poster, presentandosi tra l'altro, quindi cioè, cosa stranissima. Quindi ho deciso di far andare avanti un po' la relazione amichevole, di vedere un po' come sarebbero andati avanti i due. Il prossimo episodio, ovviamente dei video speciali delle mie famiglie personali, che vi ripeto saranno una settimana sì e una settimana no, quindi in questo caso abbiamo visto questo episodio speciale, la prossima settimana non ci sarà, ma la prossima ancora sì, vedremo finalmente le altre famiglie delle mie partite personali, e qui ci sarà una storia lunghissima. Ho deciso di partire con lei anche perché è una partita recente e mi faceva piacere mostrarvela, quindi farmi vedere un po' i cambiamenti. Comunque, spero che questo video speciale vi sia piaciuto. Se sì, lasciate tanti mi piace e commentini. Un bacio e ciao!